Buongiorno ragazzi, Luca van der Luster qui per voi come al solito da Bangkok, lo riconoscete dalle tenso strutture dell'aeroporto. Volevo farvi vedere tutte le pratiche, gli step che dovete fare quando arrivate qui in Thailandia. Adesso passiamo da questa zona qui da duty free. Se arrivate dall'Italia o da uno scalo, quando voi arrivate chiaramente dovete seguire il cartello Visa on Arrival o E-Visa on Arrival. Una volta fatto il Visa on Arrival, che sarebbe in realtà per gli italiani esenzione dal visto all'arrivo, prima cosa, lì fate il visto all'arrivo. Poi venite qui ai nastri di trasporto dei bagagli, prendete il bagaglio, questa qui è la seconda cosa che dovete fare, poi uscite. Adesso vi faccio vedere cosa trovate lì fuori. Ripeto, non cambiate ancora qui dentro, ma aspettate prima di uscire dai gate. Ad esempio qui vi faccio vedere, l'euro è cambiato a 34,8. Dovrebbe essere cambiato almeno a 37, 37,2, 37,4 oggi. Altro argomento che mi chiedete sempre dopo gli exchange, ovvero i bancomat, che vengono chiamati qua ATM, ATM. Ogni prelievo che fate all'ATM, al bancomat, vi costa 220 baht di commissioni. Quindi qualsiasi cifra ritirate, 100 euro, 200 euro, 300, penso che 250 sia il massimo, che potete ritirare per blocco. Poi potete rifare l'operazione, quindi ritirate 250, 250 sono 500 euro, non baht. Eccoci qui, adesso usciamo dalla exit A, exit A. Di solito qui c'è un ulteriore controllo bagagli se arrivate dal volo internazionale, ma non vi controllano quasi mai. Poi arrivate qua fuori, adesso qui abbiamo dei baracchini che vendono il caffè, dolcetti, eccetera. Ma quando arrivate voi, vedrete che ci sono quelli della AIS, True Move, DTAC, eccetera, che sono tutte quante delle compagnie telefoniche e vi costano circa 350-400 baht per una schedina che vi dura dalle 2 settimane fino a un mese. Quindi, quando siete qui in questo corridoio centrale, lo vedete? Usciti dal gate, terza cosa da fare è prendere la schedina SIM. Vi costa 10 euro, fatevela, cioè spendete questi 10 euro che così siete tranquilli e avete sempre il GPS, Google Maps e tutte le connessioni. Qui si prendono questi nastri trasportatori che portano al piano di sotto, il piano numero 1. Se vedete qui potete prendere il Public Transportation Taxi. Step numero 4 per andare in città. Potete prendere il taxi che prendete qui al piano numero 1, oppure potete andare ancora più in basso seguendo sempre quel nastro trasportatori e andate a prendere il trenino e a cambiare i soldi. Guardate che c'è l'omino che vi aiuta anche a spostare il carrellino quando arrivate giù al piano numero 1. Eccolo qui, arrivati al basement floor, piano B, e qui all'aeroporto potete trovare anche i robottini che puliscono il pavimento. Vedete? Questo qua. Ehi, amico, vedete? Se ci mettiamo davanti cosa succede? No, no, cambia direzione automaticamente, man mano che mi sposto davanti a lui. Eccoci qui, siamo arrivati al basement floor. Quinta cosa che dovete fare è andare in questa direzione qui, verso i trenini, la City Line, lo vedete quello lì blu, con la scritta blu City Line. Però non prendete subito la City Line e non cambiate qui, non cambiate qui. Vedete, questi qui stanno cambiando qui, sono dei matti, non fatelo. Voi continuate in questa direzione qui, ascoltatemi a me. Lì c'è il cartello delle informazioni, andiamo avanti. Vi faccio vedere step by step. Vi porto di persona fino al cambio, così non potete dirmi che non vi faccio vedere ogni singolo passaggio. Vedete? Happy Rich, poi l'Exchange e poi il Super Rich. Ora, vediamo un po' come hanno i cambi oggi. Vedete qui, abbiamo già un 37,6, veramente buono. E poi un 37,65, ottimo. Vediamo qui la Super Rich. 37,6 fino a un 37,65. Punto numero 6 delle cose da fare appena arrivate a Bangkok è prendere il trenino metropolitano per andare in città. Se avete preso già il taxi non c'è problema, però se volete risparmiare qualcosina venite qui e, spero un attimo correva da matti, e prendete il biglietto qua. Ecco che tocca a noi, appena arrivati, ok, English, ok, poi nel nostro caso andiamo lì, due persone, vi costa 60 baht.
e quello che vi dà sono due gettoni, o in caso se lo prendete in tre persone tre gettoni, che vi servono dopo. Non è importante il colore, nero, rosso, giallo, non cambia niente. Col gettone lo passate qui, tac, si aprono le porte e voi passate e andate a prendere la metropolitana. In realtà lo chiamano Airport Link, non metropolitana. Qui a Bangkok c'è l'Airport Link, la BTS e la MRT come linee principali sottoterra, sopraterra, qualcosa che assomigliano a dei trenini. Poi dopodiché ci sono tutti quanti gli autobus, chiaramente, i taxi, motorbike taxi e diversi sistemi di trasporto. Ma sicuramente il trenino Airport Link è il più economico per raggiungere la città dall'aeroporto. E adesso siamo sul trenino e quindi continuiamo verso il centro di Bangkok. Qui io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo filmato. Se volete contattatemi quando venite qui a Bangkok. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ragazzi!